Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Watch Dogs 2, ragazzi. Dovremmo fare un'altra missione dopo lo scorso video. Con lo scorso video, ragazzi, ho cambiato anche i vestiti. Ho fatto un po' di cose che erano noiose per voi. Ok, ragazzi, abbiamo anche un telefono qui, ci dice tutto, l'autorichiesta per esempio. Ora potremmo fare eliminare, no, questo no, non lo possiamo fare. Ok, dobbiamo creare il telefono di Lux. Ragazzi, comunque, aspetta, come si faceva? Ho messo il telefono. Ecco, ragazzi, comunque siamo abbiamo, senza di voi ho fatto, siamo entrati nella crew comunque, e questa crew ha un bunker, ragazzi. E possiamo stare anche delle sambande di niente di inutile, niente di utile. Allora, ora prendiamo, che cacchio sto facendo, prendiamo la macchina, eccola. Ora ce ne dobbiamo scappare. Retro, ti va a mandare delle info al Primate? Che cosa sai offrirmi? C'è uno dei loro che è dalle tue parti. Ragazzi, non so più dare bene. Spacca di c'è una macchina, vabbè. Che merda. Ragazzi, poi andiamo avanti, più è bella questa sera. Io ho giocato anche a Watch Dogs 1, ragazzi, prima del canale YouTube ovviamente. Ho giocato anche un po' a questo, però non mi ricordo niente perché ero più piccolo. Ci ho giocato 2 anni fa. Poi ragazzi, in assenza di voi, Marcus quando era ubriaco, stavo in una casa di una, cioè solo per dire. Abbiamo anche un nuovo telefono. Dobbiamo andare alla villa sua. Ma che no. Ah ragazzi,
Quello è quello che ho fatto. Pensa tipo. Si può guidare. No, mamma mia, ma è troppo forte. Vabbè, vai raga a prendere la mano perché c'è. Motori, no motori, mi dammi i motori, mi voglio. Oh, che pare. Allora. Andiamo nell'app del. Ok, ora dobbiamo andare al cinema, ragazzi, che devono fare un film di sicuro. Ragazzi, poi scrivetemi nei commenti se volete anche la storia di GTA, io ve la porto.
ovviamente ragazzi vi porto anche video di Fortnite. Però dovremmo finire prima la storia di Watch Dogs. Quanti di loro ci danno accesso al proprio computer? Tutti quanti a questo. Abbiamo più potenza di caricarlo. Abbiamo una rete di computer che ci rende più forti. Stiamo creando il nostro cloud gigante. Già c'è firmato un contratto. Affido il Dezzi il mio processore? Siamo ragazzi, questo è buco. Prima di installare l'app utilizzeremo la loro potenza di calcolo. Ma tocchiamo i dati personali. Si fidano molto. La Silicon Valley ci riceverebbe per entrare in quei PC. La raccolta di dati privati è la base del loro successo. So, vabbè, ho continuato io. Ragazzi, dopo questa missione poi finiamo il video perché viene troppo lungo e nessuno non lo vedrà perché non so come mai uscia questi YouTube. Ma credevate che sarebbe stato un bel film? Vabbè, certo, così brutto deve essere bello. Avevate detto figo? Proprio detto figo? Ecco cosa sappiamo, Josh. Cyberdriver sarà un vero cyberpilot da un milione di dollari. So che cerchi di farmi arrabbiare con quella parola. No, non ci penso nemmeno.
Mi affetti. Perché la Galagai ha lasciato passare il suo nome? Intendi cyberizzare? Continua pure. A me non sembra divertente. Non voglio dire. Se quelle sono le scene che hanno scelto per il trailer, il resto è stata una merda. E mi chiedo perché abbiano preso di mira i Tetz. Chicago è stata grossa. Vero. Infatti ci ha cagato. Io e Vader corriamo la via dell'informazione perché cyber giustizia sia fatta. Senti Josh, io dico che ci divertiremo. E prometto di non dire più cyber. Ecco, da adesso il cybermondo non sarà più lo stesso.
hackerato, ora devo vedere su. Ok. Missione completata. Ragazzi, finisce questo video. Ciao ragazzi. Un altro like per fare un altro episodio. Ciao ragazzi.